La favola del pulcino. Questa è la storia di un piccolo pulcino coraggioso. C'era una volta un meraviglioso villaggio. Vicino alla sponda del fiume, in una piccola capanna, viveva una gallina. La gallina fece 12 uova, di cui 10 si schiusero e uscirono dei pulcini, ma 2 rimasero chiuse. La gallina lasciò le 2 uova che non si erano schiuse nel fienile e uscì a cercare del cibo con i 10 piccoli pulcini. Nel frattempo, da uno delle 2 uova che non si erano schiuse, un pulcino uscì rompendo il guscio con il suo becco. Il povero piccolo pulcino iniziò subito a cercare la sua mamma ovunque. Purtroppo non riuscì a trovarla e vide che intorno a sé non c'era nessuno. Il pulcino divenne molto triste e decise di andare a cercare la mamma da solo. Appena decise di andare a cercare la mamma, cominciò a sbattere le ali e iniziò il suo viaggio allontanandosi dal fienile. Appena iniziato a camminare sulle sue zampine, il pulcino vide una mucca che stava mangiando l'erba verde. Il pulcino iniziò a fissare con entusiasmo quella mucca, alta ed enorme. Dopo pochi minuti, l'enorme mucca guardò il pulcino e gli chiese: «Cosa stai cercando? Perché mi guardi così meravigliato?» «Sei tu la mia mamma?» chiese innocentemente il pulcino. La mucca provò tenerezza vedendo l'innocenza del pulcino e disse: «Guardami! Guarda quanto sono alta e grande! La tua mamma è molto più piccola di me!» «Oh, la mia mamma è più piccola di te?» chiese il pulcino. Quindi ripartì per continuare la ricerca. Dopo un po', il pulcino vide una capra che mangiava delle foglie. Andò dalla capra e le chiese: «Sembri più piccola di una mucca. Sei la mia mamma?» «Sì, sono più piccola di una mucca, ma ho 4 zampe. La tua mamma ha invece 2 zampe e 2 ali come te!» Mentre proseguiva il suo cammino, il pulcino sentì un verso che faceva «cra, cra!». Il piccolo pulcino ricordò le parole e l'opinione della capra e pensò che forse il corvo poteva essere la sua mamma. «Hai 2 zampe e le ali, quindi sei tu la mia mamma?» chiese il pulcino. «Sì, è vero che ho 2 zampe e le ali, ma io posso volare più in alto della tua mamma. Lei è inoltre più grande di me. Le sue zampe sono più lunghe delle mie e non fa cra cra come me», rispose il corvo. Sentire queste parole rese il povero pulcino triste e, vedendolo così scoraggiato, anche il corvo iniziò a sentirsi addolorato per lui. Il corvo quindi gli disse: «Non essere triste, prova a cercare ancora e vedrai che troverai la tua mamma!» Dicendo ciò, il corvo volò via.
La conversazione con il corvo fu di ispirazione per il pulcino. Così riprese a camminare. Con le sue zampette raggiunse velocemente il ciglio dello stagno e lì trovò una papera con le sue paperette. Il pulcino fu davvero contento di vedere nella papera alcune delle caratteristiche di cui gli aveva parlato il corvo e le corse incontro piangendo. Mamma! Mamma! La papera rimase stupita nel vedere il piccolo pulcino. Perché sei così sorpresa, mamma? Sono il tuo piccolo! Disse il pulcino. No! Non sono la tua mamma, disse mamma papera. Le lacrime iniziarono a scorrere sulle guance del pulcino. Il povero piccolo iniziò a singhiozzare, pensando che non avrebbe mai più ritrovato la sua mamma. Ciò sciolse il cuore di mamma papera. Guardò il pulcino con molto amore e disse: «Perché piangi, caro? Lascia che ti aiuti!» Il pulcino cominciò a raccontare alla papera la sua triste storia fin dall'inizio. La papera dal cuore gentile rispose: «Oh caro, la tua mamma non fa qua qua come me. La tua mamma fa coccodè!» Un piccione su un albero lì vicino aveva ascoltato l'intera conversazione tra l'anatra e il pulcino. Decise di aiutare il piccolo, volò verso di lui e gli disse: «Vai fino alla fine di questo stagno e laggiù potresti trovare la tua mamma», disse il piccione e volò via. Il pulcino proseguì facendo il verso di una papera. Mentre camminava, il pulcino sentì un verso. «Coccodè!» E così iniziò a correre, seguendo il suono. Poco più lontano, vide una gallina con due zampe e le ali più grandi di quelle del corvo. La gallina stava addirittura facendo «coccodè!». Il pulcino era convinto che si trattasse della sua mamma e la chiamò. Sentendo quel suono, la gallina si girò e capì immediatamente che si trattava del suo piccolo. La gallina chiamò il piccolo pulcino per farlo avvicinare e il pulcino fu davvero felice di incontrare finalmente la sua mamma. La mamma prese il piccolo pulcino tra le sue braccia e lo ricoprì d'amore stringendolo tra le sue ali. Mamma gallina chiese al pulcino: «Perché non sei rimasto a casa, tesoro? Sono partita per procurarti del cibo e tra poco sarei tornata da te!» La gallina era impaziente di sapere come aveva fatto il piccolo a trovarla, così glielo chiese con entusiasmo. Il piccolo pulcino spiegò tutto ciò che era successo con la sua vocina. Raccontò alla mamma di come aveva intrapreso coraggiosamente il viaggio avventuroso per ritrovarla. Alla fine del racconto del pulcino, la mamma gallina rimase sbalordita, ma fu anche molto felice di scoprire quanto fosse coraggioso il suo piccolo.